get signed. During the course of the day, opinions had obviously switched from the advantages of a first strike on the missile site and on Cuban aviation to a blockade. Dean Acheson, with whom I talked this afternoon, favored, while he was uncertain about any of the causes, favored the first strike as being less likely to produce, being most likely to achieve our result and less likely to cause an extreme Soviet reaction. That strike would take place just against the missile site. When I saw Robert Lovett later after talking to Gromyko, he was not convinced that any action was desirable. He felt that the missile strike, the first strike, would be very destructive to our alliances. The Soviets would inevitably bring about a reprisal, that we would be blamed for it, and that particularly if the reprisal was to seize Berlin, that we'd be regarded as having brought about the loss of Berlin with inadequate provocation, they haven't lived with the intermediate range ballistic missiles for years. Mundy continued to argue against any action on the grounds that there would be inevitably a Soviet reprisal against Berlin, and that this would divide our alliance, and that we would bear that responsibility. We felt we'd be better off to merely take note of the existence of these missiles and to wait until the crunch comes in Berlin and not play what he thought might be the Soviet game. Everyone else felt that for us to fail to respond would throw into question our willingness to respond over Berlin, would divide our allies and our country, that we would be faced with a crunch over Berlin in 2 or 3 months, and that by that time the Soviets would have a large missile arsenal in the Western Hemisphere, which would weaken our whole position in this hemisphere and cause us face us with the same problems we're going to have in Berlin anyway. The consensus was that we should go ahead with the blockade beginning on Sunday night. Originally, we should begin by blockading Soviet against the shipment of additional offensive capacity. But we could tighten the blockade as the situation required. I was most anxious that we not have to announce the state of war existing. So this would obviously be bad to have the word go out that we're having a war rather than just a limited blockade for a limited purpose. Buonasera a tutti, dicevo, molto piacere di avere qui con noi due persone importantissime di cui adesso parleremo subito. Questo è il nuovo appuntamento per il ciclo delle letture della scuola. Oggi sono giorni drammatici questi, avete sentito le parole di John Fitzgerald Kennedy durante la crisi di Cuba, e purtroppo sono, anche allora si parlava di guerra nucleare, di possibile terza guerra mondiale, purtroppo come oggi. Quindi sono giorni veramente difficilissimi per tutto il mondo, e oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi Nikolaj Sokov, che è un testimone molto importante. Lui è russo, esperto di armamenti nucleari, ex dirigente presso il Ministero degli Esteri russo, nonché membro attualmente del Centro per il Disarmo Nucleare e per la Non Proliferazione a Vienna. Farà delle domande a Sokov Paolo Barnard, giornalista, inchiestista, documentarista, autore del recente libro inchiesta L'origine del virus, scritto in collaborazione con due importantissimi ricercatori internazionali proprio sull'origine da laboratorio del Covid-19. Io lascerei la parola a loro e sono molto contento di avere qui appunto con noi Nikolaj Sokov. È un appuntamento veramente eccezionale e ringrazio Paolo Barnard di averci dato questa opportunità. Grazie. Scusate ancora una cosa. Per quanto riguarda le domande, perché poi avete la possibilità anche di fare delle domande,
Ci sarà poi un link, quindi dovete andare su questo link perché ci siamo in tanti e quindi è meglio procedere in questo modo, altrimenti poi c'è una sovrapposizione. Lascio la parola a Paolo Barnett, grazie. Ok, allora qui funziona in questo modo. Io dico una cosa in italiano, poi la dico in inglese, poi la dico in italiano, e poi la dico in inglese e andiamo avanti così. Allora, prima cosa, appunto, abbiamo questo ospite d'eccezione che ci spiega come la crisi in Ucraina potrebbe davvero portarci verso il primo uso di armi nucleari dopo Hiroshima e Nagasaki. Ma voglio sottolineare che non siamo qui, ripeto, non siamo qui per discutere su chi abbia più colpe, chi è il cattivo, chi è il buono o cose del genere. La minaccia nucleare è sufficientemente agghiacciante perché noi siamo qua a pensare a cosa può succedere al globo, non chi è il cattivo e il buono. Ok? Dr. Sokov, we are here because an exceptional guest like you will explain how the Ukrainian crisis could possibly lead to the first nuclear strike since Hiroshima and Nagasaki, but we are not here, and I repeat, we are not here to engage in a blame game, to point to the bad guys or to the good guys and stuff like that. The nuclear threat is chilling enough to warrant our attention away from emotionalities. Voglio avvisare i partecipanti che la traduzione è consecutiva, inevitabilmente ci sarà un rallentamento, magari a volte anche delle interruzioni. Vi chiediamo un tocco di pazienza. Io non sono un professionista traduttore, faccio altro nella vita. I apologize for the slowing down due to the translation. So we get to the point now. Allora, che il dottor Sokov è già stato detto da Lorenzo Fazio, la cosa importante da capire è che abbiamo un uomo che è stato un insider sovietico, un insider russo con Putin ed è stato un negoziatore dei trattati sulle armi nucleari, sulla non proliferazione, quindi insomma una conoscenza davvero unica al di fuori di tutti i bau bau e tutti i commentatori televisivi che abbiamo. Insomma, questa è una presenza molto importante. Quindi comincio con la prima domanda, in italiano e poi in inglese. Dottor Sokov, prima di arrivare alla minaccia atomica che lei ci ha rivelato, ritengo che lei sia una fonte unica di conoscenza reale di come funziona la logica del potere russo ex sovietico, sia politica che militare. Noi occidentali siamo bombardati dai nostri commentatori sui motivi di questa guerra. Lei invece ci può offrire una visione dall'interno su cosa davvero ha convinto Putin ad attaccare. Il presidente continua a ripetere ai suoi consiglieri che la Russia non aveva più alternative. Continua a ripetere che c'è una minaccia esistenziale a madre Russia, Russia. Cosa gira davvero nel cervello del potere di Cremlino? Dr. Sokov, before we get to the nuclear de-escalation issue, I think that you are an invaluable source of real knowledge of the workings of the Kremlin mindset, both politicians and military, in the post-USSR era. We in the West are bombarded by pundits pontificating on the reasons behind this war, but you can give us a unique historical and cultural perspective on what mindset really led Russia to attack Ukraine. Putin keeps repeating that Russia had no alternatives and that there is an existential threat to Mother Russia. Let's discuss what really spins in the brains of the Kremlin leaders. Go ahead. Well, I have not been inside the Kremlin for quite a long time. So, yes, I cannot tell you exactly what's happening in Putin's mind. But it's actually possible to analyze the way that Russia actually sees the evolving situation in Europe. It's possible to discuss the way the mindset actually worked to make that war actually possible. Okay. Quindi io, non sono stato, ovviamente è diverso tempo che non sono più all'interno del governo e dei ministeri sovietici, russi e sovietici, ma è possibile comunque riuscire a discutere come in questo momento la Russia vede questa crisi, come Putin vede questa crisi, come che cosa può aver portato alle azioni che stiamo vedendo in questo momento. Quindi riassumo quello che il dottor Sokov dice. Ok, go ahead. That war is more about actually the NATO-Russia relationship than it's about Ukraine. The way actually Moscow, the way Russia sees
of its relations with Europe and especially with NATO is increasing isolation. Qui parliamo più di quello di come, cioè questa crisi riguarda più la relazione fra la NATO e la Russia. È molto molto più pertinente questo rispetto alla relazione fra Russia e Ucraina. Quindi, okay, go ahead. Mm-hmm. So basically, the way it's seen from Moscow, that NATO and the European Union would make a decision, and Russia would simply need to accept that decision, just because it's so good, without contributing to it. Ok, il punto principale qui che la Russia ha cominciato a capire che la situazione in geopolitica adesso è che la NATO e l'Europa prendono delle decisioni, in queste decisioni la Russia non ha nessun ruolo e semplicemente la Russia vede che quando la NATO decide qualcosa passa all'azione senza permettere alla Russia nessun contributo, nessun potere decisionale all'interno di queste decisioni. Go ahead. I think the highest point in the NATO-Russia relationship was 2002. The NATO-Russia summit in Rome in 2002 created the NATO-Russia Council, which was built around one big new idea. Ok, allora il punto principale da ricordare è il 2002. Nel 2002 a Roma la NATO e la Russia avevano stabilito il cosiddetto consiglio NATO e Russia, che avrebbe dovuto funzionare in un certo modo. Then go ahead. Yes, and that idea was that Russia would be able to contribute to the discussions within NATO about NATO policy, but not vote. So anyway, the contribution would be made. So NATO will actually know the Russian perspective. Okay, allora, a Roma fu stabilito nel 2002 che questo consiglio fra intra-NATO Russia avrebbe permesso almeno alla Russia di dire la sua all'interno delle decisioni della NATO. La Russia non aveva un veto e un voto, ma poteva almeno dire la sua all'interno di questo, quindi? But only 2 years later, in 2004, NATO was enlarged the second time to include the Baltic states. And the inclusion of Baltic states was actually done on the basis of the need of to deter actually Russia, on the assumption that Russia was a threat. So the idea is of 2004 never got implemented. Allora, bene, solo 2 anni più tardi succede che la NATO invece si espande, include gli stati baltici e li include basandosi su un concetto secondo cui la Russia era una minaccia e doveva essere contenuta, e quindi c'è questa espansione. E allora l'ideale della cooperazione del 2002 viene a cadere appena 2 anni dopo. In 2004 we saw a low kind of fence appearing across Europe, yes, and over time that fence became higher, and in the end really as I said, NATO would make a decision, the European Union would set a policy and expect that Russia would accept that. E quindi allora, di fatto quello che è successo è questo, che dopo il 2004 c'è una situazione dove abbiamo la NATO, l'Unione Europea, che prendono decisioni e ci si aspetta che la Russia semplicemente le accetti. And so in the end, it was only time until some kind of crisis was inevitable. It could be anything. It could happen before. It might happen later. It could be war, maybe not war, but some kind of a crisis became inevitable. E quindi è ovvio che a questo punto, da lì in poi, era solo una questione di tempo prima che
che ci sarebbe stata una crisi, magari non una guerra, ma di sicuro ci si doveva aspettare una crisi. Well, this does not mean that I try to justify the war. In fact, I think the war was a completely wrong decision. Okay, questo, and I think that diplomacy should have been used. Non significa che in questo momento sto cominciando a giustificare la guerra. Anzi, io sono convinto che la guerra è stata la decisione sbagliata. So, what I'm saying is that for 20 years the situation was moving towards some kind of crisis, and it became possible for Russia to make that wrong actual decision. So, yes, that's simple. Quindi per 20 anni c'è stata un'escalation di situazioni dove che potevano portare solamente ad una crisi, ed è questo il quello che è successo all'interno del potere decisionale della Russia in questo momento. The same is true for the military balance in Europe. Yes, NATO was moving forward, deploying additional kind of forces, and everything was looking for even more maybe deployments in the future. But the situation did not actually reach the point where it would be an immediate threat to Russia. Ok, questo naturalmente, così come in parallelo all'espansione c'era l'aumento delle capacità militari della NATO in Europa, che è andato avanti, e quindi il bilanciamento militare andava verso una escalation delle forze convenzionali NATO, ma questo non significa che poi la Russia avrebbe dovuto far iniziare una guerra. So once again, the developments in the past 20 years made war possible, but I still think it was a wrong decision on part of Russia, especially since last December and in January, actually this year, a new arms control agenda began to emerge between the United States and Russia, which could address some of the concerns both of the Russian side and the NATO side. Okay, allora. Chiaramente le azioni della NATO sono quello che hanno reso questa azione della Russia possibile, ma non la giustificano. E anzi, poco prima della guerra è partita un'iniziativa da parte della NATO, della Russia, che avrebbe potuto portare alla. Come si dice, disinnescare poi quello che è successo con l'invasione in Ucraina. When it comes to Ukraine itself, it's very clear that the current leadership in Russia, Putin and his entourage, simply do not quite understand actually Ukraine. La cosa che è ovvia per me, dice il dottor Sokov, è che e quello che è chiaro da quello che è successo è che sia Putin che il Cremlino, che il suo entourage, non riescono a capire che cosa sia l'Ucraina davvero, non la capiscono. Well, indeed, Ukraine has always been very closely connected to Russia. I think that Putin writes, yes, it's one family. But after 2014, the nation building in Ukraine began. And all the regional kind of differences begin to disappear slowly. Allora, la connessione fra Russia e Ucraina è ovvia, anche storicamente ovvia, però quello che è successo, probabilmente il dottor Sokov ci dice che questo Putin non lo capisce, è che dopo il 2014 le cose sono cambiate. Quello che si è costruito in Ucraina da un punto di vista sia della struttura politica e del resto è completamente cambiato dal 2014 in poi, questo non è stato capito dal Cremlino. It is very clear that Putin expected that Ukrainians would welcome Russian troops with flowers, but it could not actually happen. But Putin si aspettava che le truppe russe sarebbero state accolte coi fiori in Ucraina, ma sicuramente questo non è quello che è successo. So, yes, I hope that I described the mood about NATO, about Europe and about Ukraine. Quindi spero che questo descriva un pochino il contesto, i sentimenti che dentro al Cremlino che hanno portato a questa crisi. But, Dr. Sokov, what about this continuous reiteration by Putin
about the threat, the existential threat to Mother Russia. Mother Russia is under threat. Mother Russia is under threat. You know, is there any truth in this? Allora, gli ho chiesto, Putin ha scritto anche sui giornali, continua a ripetere ai suoi collaboratori che c'è questa minaccia esistenziale alla Russia, lui la chiama Madre Russia. Allora, vi chiedo, è solo propaganda o davvero lui dentro di sé è convinto di sta storia? Well, as I said, confrontation with NATO was actually growing worse. Yes, and relations between Russia and the West were actually also growing worse. I just do not agree that the threat was existential at this moment. Yes, I think that there was still time for diplomacy. There was still time for policy. So yes, and that's why I think the war is actually wrong. Chiaramente le relazioni, i rapporti fra la Russia e la NATO peggioravano di continuo, ma il dottor Sokov è convinto che non ci fosse in realtà una minaccia esistenziale che potesse giustificare poi quello che è successo. But the mood in Moscow was clearly that, well, that it's the end. Yes, if we do not change the current situation, yes, if we do not reverse the tides, then things will be like the end. Yes, and it will go towards the large scale war. Okay, ma quello che conta è, dottor Sokov dice, bisogna capire che in effetti al Cremlino la sensazione era che se questa situazione di espansione, quello che abbiamo appena detto, questi pessimi rapporti fossero andati avanti ancora per un po', chiaramente loro erano convinti che si sarebbe arrivati al punto dove esisteva una minaccia davvero esistenziale per la Russia. Okay, can I go to the next Well, question? It's really, I think, well, important to understand here that to some extent the situation is the product of the absence of substantial dialogue between Russia on the one hand and the European Union and NATO on the other. Yes, they formally had a relationship, yes, and they talked to each other, but talking to each other does not necessarily mean you have a dialogue. You need to hear the other side. Yes, and that's what was absent. Okay, it was right. Absent for at least last 10 years, maybe longer. Per almeno 10 anni, quello che è successo è che, come abbiamo detto prima, il 2002-2004, però ci sono stati questi contatti, ma non c'è un dialogo. Dottor Sokov dice, uno quando fa c'è uno scambio tra due poteri, uno deve sapere ascoltare quell'altro. In realtà non c'era, questa cosa non c'è mai stata, e siamo arrivati a questo punto. All right, can I go to the next point, you think? Mm-hmm. Okay. Allora, entriamo dentro la questione che ci riguarda, che ci interessa di più in questo momento. Che cos'è la dottrina cosiddetta di de-escalation nucleare? Come ci minaccia davvero in queste ore? Cosa c'entra la guerra in Kosovo del 1999 con un possibile attacco nucleare di de-escalation da parte di Putin? Come funziona la de-escalation, se sarà veramente applicata, dove colpirebbe e con quali testate nucleari, come potrebbe rispondere la NATO? E i leader occidentali conoscono questa agghiacciante dottrina? What is de-escalation? Its origins since the Kosovo War in Putin's mind, its rationale, the asymmetry of power concept, what's at stake, how it would work if ever employed by Putin, the targets, the warheads, the NATO response and the awareness of it in the West. You are the only specialist who brought this subject up ever. So, well, I'm not the only one, but yeah. Go ahead. Anyway, well, so let me start with the basics. Okay, cominciamo con le basi di questa storia. Okay. The simplest actually model of nuclear deterrence is that. If one side attacks with nuclear weapons, the other must have sufficient nuclear weapons left to respond. Allora, il primo modello di deterrence, come si dice in italiano deterrence?
vabbè, insomma, di deterrenza nucleare è che si pensa che se uno ha una quantità di armamenti da una parte, l'altro deve avere dall'altra assolutamente un'equivalente quantità per poter rispondere. So if both sides can actually respond, then we consider the situation stable. E quindi se una delle due parti ha la capacità effettivamente di rispondere, la situazione si stabilizza. But from the beginning of the Cold War, NATO was struggling with the question, what does it do in case the Soviet Union used its superior conventional force to attack? Not nuclear, but conventional. Okay, quindi that's NATO being concerned about. Okay, so dall'inizio della guerra fredda, la NATO era sempre preoccupata di capire cosa sarebbe successo se la Russia avesse attaccato con le armi convenzionali, non nucleari. And the NATO response was that it would use tactical nuclear weapons to deter conventional attack. E la risposta che si diede alla NATO fu, se i russi ci attaccano, noi useremo le armi nucleari tattiche per fermare i russi. The Cold War ended, yes, and now the roles got reversed. Poi la guerra fredda è finita e le cose sono completamente ribaltate. So now the United States and NATO were conventionally superior to Russia, and that conventional superiority was very clearly demonstrated in 1999 during the war in Kosovo. Allora, quello che è successo dopo la guerra fredda, le cose si sono ribaltate. La situazione è che la NATO ha dimostrato una superiorità nelle armi convenzionali a lungo raggio, che prima invece era ad appannaggio della Russia, dell'Unione Sovietica, e questa superiorità palese della NATO nelle armi convenzionali a lungo raggio si è dimostrata nel 1998-99 con la guerra in Kosovo. The war in Kosovo was the turning point for two reasons. The first reason was that the war in Kosovo violated international law. The United States and NATO did not go to the UN Security Council to have an authorization for the use of force. Allora, ci sono state due caratteristiche della guerra in Kosovo. La prima è che fu una guerra che è cominciata al di fuori di qualsiasi legalità internazionale. La NATO attacca e interviene al di fuori delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, quindi senza il permesso della legalità internazionale. The second reason was that NATO, the United States, first of all, demonstrated very superior conventional capability, long-range missiles, so that the Serbian conventional forces could not even fight. There was basically no battlefield. Allora, la seconda cosa è che la NATO dimostrò nell'attacco alla Serbia per la guerra in Kosovo che usava armi convenzionali a lungo raggio talmente avanzate che misero le truppe serbe nelle condizioni di neppure poter combattere. E questo è un punto molto importante, se vogliamo capire. Moscow had to struggle with that scenario, and their response was the same as the response of NATO back in the 60s, yes, and that's the limited use of nuclear weapons. Allora, quando la Russia ha visto questo, ha compreso questa superiorità, cioè che non sarebbe riuscita, in caso di un attacco NATO contro la Russia, non sarebbe riuscita neppure a combattere, perché la NATO aveva questa superiorità delle armi a lungo raggio convenzionali, allora a questo punto la Russia adottò la stessa idea che aveva la NATO all'inizio della guerra fredda, cioè se la NATO attacca, noi russi risponderemo con un primo attacco nucleare limitato.
Oh, the idea is that yes, if you threaten a limited use of nuclear weapons is in response to conventional attack, then the other side will not attack at all. Il concetto di base è che se si risponde ad una minaccia di in termini convenzionali da parte di una potenza come la NATO con un limitato attacco nucleare dimostrativo, si mette la, in questo caso la NATO nelle condizioni di non poter rispondere. Oh yes, and that's basically what's meant by the term de-escalation. E questo è esattamente quello che si intende con il termine militare de-escalation. Cioè de-escalation non è in realtà non combattere, de-escalation è produrre un attacco che costringe l'altro a tirarsi indietro, a tirare le mani indietro. Yes, of course it's now at a different technological level than was the case back in the 60s. Now we don't talk about our tactical nuclear weapons, we don't talk about old style conventional forces, so it's no tanks, no aircraft or artillery, and instead of tactical nuclear weapons we now have long range theater range nuclear weapons. Allora, so technology is different but the concept is the same. Allora il concetto è rimasto lo stesso oggi, cioè quando si parla di un attacco nucleare di de-escalation possibile da parte della Russia, il concetto è rimasto lo stesso oggi. Quello che è cambiato è la tecnologia, e quindi non parliamo più di armi cosiddette tattiche, che sono quelle più a raggio più corto, non parliamo più di carri armati, di eserciti convenzionali, parliamo di missili a lungo raggio. Moscow declared that it would seek to develop a long-range conventional capability of its own. Allo stesso tempo la Russia però pensava di colmare la distanza con l'Occidente nelle armi a lungo raggio convenzionali, non nucleari, convenzionali. So that it does not depend on nuclear weapons that much. Così da non dover affidarsi a una prima risposta nucleare così tanto quanto dovrebbe fare se non avesse le stesse o simili capacità convenzionali rispetto agli Stati Uniti e alla NATO. Yes, and that happened in the middle of the last decade, well, about 2014-2015, so Russia developed a long-range conventional capability. So will it develop the capability to fight a conventional war with modern weapons? E quindi allora, fra il 2014 e il 2015 la Russia ha veramente cominciato a colmare questa distanza creandosi un arsenale convenzionale per poter essere in grado di combattere a questo livello. Go ahead. Going back to the present moment, to the war in Ukraine and possible escalation, it's important to understand that if there is indeed an escalation, if NATO becomes involved in actual war, then the first stage of escalation will not be nuclear, it will be conventional. Allora, tornando alla situazione di oggi, se ci fosse un acuirsi dello scontro fra Occidente e Russia, va capito che la primissima risposta della Russia chiaramente non sarebbe nucleare, cioè la de-escalation di questo primo attacco, ma si tenterebbe, loro tenterebbero una risposta convenzionale. Yes, and at the same time we also need to understand that it will not be limited just to the front line. Basically NATO will strike up to the Ural Mountains in Russia, and Russia will strike up to the Atlantic Ocean. So the entire territory of Europe will be subject to these conventional strikes. E quindi nel caso di questo primo scontro che sarebbe convenzionale, va capito che non si tratta di uno scontro sul terreno limitato, si tratta di uno scontro a lunghissimo raggio. La NATO colpirebbe fino agli Urali e i russi colpirebbero fino all'Atlantico, quindi si prende dentro tutta l'Europa. And well, in case the war escalates actually further,
the next stage of escalation, yes, it will go nuclear. So the same target, same territory will now be struck with nuclear weapons. E quindi a questo punto, però, se ci fosse da questo punto in poi una ulteriore escalation, a questo punto si passerebbe all'opzione nucleare. Yes, can I point out one thing? Vi faccio una domanda. You said, you actually wrote that de-escalation, you know, this first tactical, first strike by Russia, nuclear strike, you said such a threat is envisioned as deterring the United States and its allies from conflicts in which Russia has an important stake. Now, this is really happening at the moment, Dr. Sokov. So, according to this definition, we already are living the days and the times when Russia could think, if I'm pinned against the wall, I'm going to press the button. I would say not yet. Okay, gli ho fatto questa domanda. Dottor Sokov, in un articolo sul Bulletin degli Atomic Scientists, aveva scritto che la minaccia di questo attacco limitato russo nucleare per prima, chiamato de-escalation, si concretizza come deterrenza contro gli Stati Uniti e i suoi alleati se sono coinvolti in un conflitto dove la Russia ha un interesse vitale. Ora, questa è la definizione della guerra in Ucraina. E quindi ho detto, dottor Sokov, ma qui stiamo già vivendo una situazione dove gli Stati Uniti e i suoi alleati sono coinvolti in un conflitto dove la Russia ha un interesse vitale. Quindi siamo già probabilmente alla possibilità di un attacco di de-escalation. So we are living a moment. I see two scenarios for escalation that could potentially go nowhere. And the first scenario is the one that everyone talks about. If NATO directly participates in the war in Ukraine. Allora, ci sono due scenari per l'avverarsi di questo attacco di de-escalation. Il primo è se chiaramente se la NATO interviene direttamente nella guerra in Ucraina. And the proposals, in fact, about establishing a no-fly zone in Ukraine that were quite popular will actually led exactly down that path. Quindi le famose proposte come ha chiesto Zelensky di avere una no-fly zone, che significa, per chi non lo sa, cioè la NATO fornisce un pattugliamento aereo di tutta la zona dell'Ucraina, tutto il cielo dell'Ucraina, e spara ai missili, agli aerei jet russi. Se questa cosa fosse stata accettata dalla NATO, avremmo avuto esattamente lo scenario per il primo attacco nucleare russo. Oh, but that's exactly why the majority of NATO governments rejected that that proposal. Ma il motivo appunto per cui la NATO ha detto no a Zelensky su questo è esattamente per il pericolo di un attacco di de-escalation russo nucleare. Yeah, and yes, I would generally actually note that the governments in the United States and NATO countries have been quite actually cautious to avoid escalation. E quindi sì, c'è stata una grande cautela da parte dell'Occidente, di Washington, in questo senso, proprio per evitare che parta un primo razzo nucleare russo di de-escalation. But here we come to an important point. You know, Vladimir Putin has been talking about nuclear weapons when he announced the attack on Ukraine. He increased the level of readiness of nuclear weapons. Not much, just a little bit, but nonetheless. Well, an important point to keep in mind here is that this is not part of official Russian policy. Ok, allora, però sappiamo tutti che Putin ha parlato, ha sollevato lo spettro dell'attacco nucleare, ha messo le forze
nucleari russe in stato di allerta, non uno stato di allerta avanzato, ma l'ha messa in stato di allerta. E sorry, what's the last thing you said? What was the last bit? That does not comply with the official va sottolineato che questa mossa di Putin è stata vista come una dipartita molto decisa, una deviazione molto decisa da quella che sarebbe in teoria la politica ufficiale russa sull'uso di armi nucleari. The official Russian policy was completely 100% about the situation when actually the United States and NATO attack Russia. E quindi sì, perché la politica ufficiale era al 100% si usano armi nucleari quando gli Stati Uniti e la NATO attaccano proprio il territorio russo. Here we talk about nuclear weapons being used as a cover for a Russian attack against a different state. As a cover? Well, as a protection for the Russian attack on a nuclear on a different state. Okay, qui invece in questo caso della cosa de-escalation parliamo di un attacco che viene usato come copertura da parte della Russia e attaccando un altro stato. So when Putin talks about nuclear weapons somewhere outside of the official policy, then we need to, well, then we suddenly see that we don't really know much now about actually when Russia might use nuclear weapons. We're suddenly lost. Yes, it's a big uncertainty that we have to face. Quindi il fatto che Putin abbia parlato di questo uso di de-escalation nucleare al di fuori della dottrina ufficiale ha spiazzato tutti e oggi siamo persi, non sappiamo dove ci troviamo in seguito proprio a queste dichiarazioni di Putin. It's now very hard to know the red lines. So what's the red line, the crossing? Where's the red line that you cross and then Russia goes nuclear? We used to know these red lines, but now we don't because it's outside official policy. Quindi il discorso è questo. Una volta esistevano queste linee rosse, queste demarcazioni rosse. Si sapeva esattamente quando e come la Russia avrebbe usato le armi nucleari. Queste mosse di Putin hanno completamente spiazzato questo concetto. Adesso non sappiamo più dove ci troviamo, appunto, perché queste linee rosse sono state disintegrate sostanzialmente, quindi non si sa quando questo può succedere. How was this viewed by the Russian military leadership, the Security Council? Come è stato visto questo dalla stessa leadership russa del Consiglio di Sicurezza? Well, they were thrown completely, obviously. Well, sono stati spiazzati anche loro? Well, but that's basically the point that we do not actually know how they see that situation. We don't exactly know when they will see the threat to Russia as sufficiently serious to resort to nuclear weapons. Allora, a questo punto, e questo è proprio il punto, noi adesso non sappiamo come la leadership militare russa vede il livello, qual è più il livello oltre il quale si deve partire per un attacco nucleare, oltre il quale c'è una minaccia perché giustifichi un attacco nucleare. Oh yes, and here I would like to talk about the second possible escalation path. Is that the one about question C? You remember the thing about him being cornered and then regime? Yes. Ok, da questo punto sì, arriviamo a quella che era la terza domanda, che è quella ancora più focale, che ci interessa ancora di più. Allora, adesso la faccio in italiano, poi in inglese. Dottor Sokov, lei mi ha detto ieri che la possibilità di un attacco nucleare di de-escalation da parte di Putin sta aumentando ad ogni ora che passa. Cosa ha fatto l'Occidente per rendere questo attacco più probabile in percentuale oggi rispetto a solo un mese fa? Putin è con le spalle al muro, può permettersi un'umiliazione in Ucraina, sembra che a sto punto l'Ucraina sarà incorporata nella NATO ad ogni costo.
con tanto di corso occidentale a riarmo contro la Russia. Poi Biden ha apertamente invocato un cambio di regime a Mosca, lo ha ripetuto, poi si parla di un processo internazionale contro Putin per crimini contro l'umanità. Tutto ciò potrebbe spingere Putin a un ragionamento alla muoia Sansone e tutti i filistei, a sentirsi in un angolo senza via d'uscita, assieme a tutta la Russia. Quanto tutto ciò aumenta il rischio di un attacco di de-escalation? Dr. Sokov, you told me that the likelihood of a de-escalation nuclear attack is increasing by the day and could get worse, even worse. What are the events that are making this strike an X percent more likely today than only a month ago? Is Putin pinned against the wall? Can he afford to be humiliated in Ukraine? Is Putin realizing that now Ukraine, having become the darling of the West, will be guaranteed a place in NATO, comes hell or high waters? Then we have the Biden calls for regime change, the ICC war crimes threat, and is all this pushing him towards a die Samson and all the Philistines mentality? And at this point, is all this adding to his exasperation, thus making de-escalation more likely? I would not say that it's about Ukraine. No, that's about the policy that NATO will choose after the fighting ends. Ok, non direi che qui si parla di una questione che riguarda l'Ucraina. La questione se partirà appunto un attacco del genere o no riguarda più che cosa farà la NATO degli Stati Uniti dopo la fine della guerra. We know that sanctions will continue. Yes, there is actually no way that sanctions will be dropped. Well, at least the most actually important sanctions. No, they will not be dropped no matter what happens. E quindi, allora, partiamo dal primo punto. Le sanzioni continueranno. Non c'è nessuna possibilità che dopo la fine della guerra verranno sollevate le sanzioni, tolte le sanzioni alla Russia. The question is how far these sanctions will go. Will the West actually really go for the change of regime in Russia? E quindi, allora, prima di tutto, fin dove si spingeranno queste sanzioni e veramente l'Occidente continuerà a insistere sul cambiamento di regime in Russia? Some countries in NATO, in fact, even now, actually say that we need to change regime in Russia. They advocate, well, basically, we're establishing the same kind of control over Russia as the United States established over Iraq in 2003. Allora, ci sono dei membri della NATO che apertamente insistono sul cambiamento di regime e si invoca una situazione come il controllo statunitense in Iraq dopo il cambiamento di regime di Saddam Hussein. It's important to understand that it's not just about Putin himself, all right? The sanctions that have been introduced, in fact, they had an effect that was not intended. They consolidated the Russian elite. Allora, va capito che a questo punto non si tratta solo di invocare un cambiamento di regime contro Putin, cioè che si tolga Putin di mezzo. E il punto è che le sanzioni che sono state introdotte hanno avuto l'effetto di paradosso di consolidare il potere i poteri russi attorno a Putin. Putin always had support of the public, but the elite always had, well, especially the business elite, always had a big stake, you know, in stable relations with the West. Now that they're assets, their money, their businesses in the West are confiscated. All interests that they have are inside Russia. Allora, Putin ha sempre avuto il sostegno del pubblico. In realtà, invece, gli oligarchi, i business russi, avevano tutto l'interesse a investire in Occidente. Allora, a questo punto, invece, siccome in tutto l'Occidente sono stati confiscati i beni e non potranno più investire, stanno tornando indietro a reinvestire all'interno della Russia e con Putin. So, even if Putin goes, there would still be a consensus inside Russia, well, inside the Russian
of elite of against regime change. E quindi anche se Putin viene scalzato, in ogni caso l'elite russa avrà sempre una avversione ovvia al cambiamento di regime. So in case the West really goes that far, yes, if the West does try to push for making Russia a new Iraq, you might say, then I can see anything, including nuclear weapons. Allora, a questo punto, se veramente l'Occidente continuerà a insistere per il cambiamento di regime, se si spinge fino a quel punto, a questo punto il dottor Sokov dice che qualsiasi cosa può succedere, incluso appunto l'attacco di de-escalation. The mood will be, we will not go down alone. Yes. If we have to go down, we'll take the entire world with us. E qui appunto quello che dicevo prima, la sindrome di Sansone, a quel punto la mentalità sarà, non saremo gli unici ad andare sotto, trascineremo sotto tutto il mondo con noi. Which is why, in my view, the threat of nuclear, you know, war well, is not that big now. That the war in Ukraine is going on. Yes, everyone is trying to prevent it. Okay, questo è il motivo per cui la minaccia di attacco nucleare non è così forte adesso mentre c'è la guerra in Ucraina, perché in questo momento tutti stanno cercando di non partire con le armi nucleari. I think that the threat of nuclear war will be highest. Already later, after the war in Ukraine ends, and the West decides on its policy toward Russia, at that point, actually, the threat of nuclear war will be at its peak. Yes, it will be the highest. E quindi chiaramente la minaccia di un attacco nucleare partirà appena dopo la guerra, quando si consoliderà la reazione occidentale contro la Russia. Well, it's of course not possible to give a specific kind of number of the probability. No way to calculate it. You only assign the number how you feel it. I would say that the threat of nuclear war now is in the next week or two is actually quite low, maybe like 5%, maybe 10%. The threat of nuclear war in the future, when the West will discuss regime change in Russia, will increase to at least actually 30%. Allora, è difficile dare delle cifre, dei numeri precisi sul rischio di un attacco nucleare, un primo attacco nucleare russo. Ricordo che stiamo parlando di un attacco di de-escalation. Adesso il dottor Sokov ci dice che secondo lui in queste ore, in queste settimane, le possibilità sono intorno al 5-10%, che dopo so che 5-10% is quite frightening, che secondo me è abbastanza spaventoso anche quello. Dopo, come dicevamo prima, cioè quando si consoliderà la reazione occidentale contro la Russia, a secondo di come sarà, le possibilità andranno al 30%. 30% is damn frightening. Yeah, it's very high. I agree. Just to put it in perspective, we have not seen the threat of nuclear use so high since 1983. È un livello di minaccia che il nucleare che il mondo non ha mai visto oggi, in questo momento, specialmente dopo la fine della guerra in Ucraina, che il mondo non ha mai visto dal 1983, quindi sono 40 anni. Yes, and before that it was 1962. Il pericolo più immediato prima di quello è stata la famosa crisi dei missili di Cuba nel 1962. So we now face in front of us, not right away, but yes, in the near future, I think we'll be facing the third major kind of crisis that actually could lead to nuclear strikes. E quindi quando parliamo dei momenti storici in cui il mondo ha avuto il massimo pericolo di
olocausto nucleare, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, avremo il terzo grande momento storico. Il primo è stato 1962, il secondo 1983, e oggi è il terzo grande momento di pericolo nucleare massimo. All right, so I think we have 1 minute. Abbiamo un minuto. Volevo fare al dottor Sokov una domanda che risolviamo veramente molto in breve. Dr. Sokov, I want to talk about China very, very briefly, all right? Let's say like 2 minutes, ok? Voglio fare questa domanda sulla Cina, perché è successo questo, lo dico a chi ascolta, non so se lo sapete, ma 2 giorni fa il segretario della NATO, Jens Stoltenberg, ha fatto una conferenza stampa dove ha parlato ovviamente della Russia e dell'Ucraina, ma dove per la prima volta la NATO ha ufficialmente definito la Cina come una sfida sistemica e una minaccia sistemica alla sicurezza internazionale e alle democrazie. Ora, io mi sto chiedendo che cosa la Cina sta imparando da questa crisi, e stiamo sempre parlando del pericolo nucleare, perché come pochi sanno, veramente il teatro di guerra più devastante degli ultimi 100 anni probabilmente si sta sviluppando nel South China Sea, nel mar della Cina del Sud, cioè nel stretto di Malacca e davanti a Taiwan, fra Cina e Taiwan. Ora voglio capire che cosa la Cina sta imparando da questo, e chiedo a Sokov una delucidazione su questo, perché potrebbe veramente essere da qui potrebbe veramente essere la fine dell'umanità. Allora, ok, Dr. Sokov, 2 days ago the NATO Secretary General Jens Stoltenberg defined for the first time China as, quote, a systemic challenge to our security and our democracies. Now, so what is China learning from this US-Russia confrontation that will apply to what is really the true greatest military menace of the third millennium, namely the battle over the control of the South China Sea, for economic and energy routes, and Taiwan? Very briefly. China's view of the relationship between NATO and Russia is exactly the same as the view in the Kremlin. So they see the world in the same way. Allora, il modo in cui i cinesi vedono questo conflitto fra Occidente e Russia è esattamente identico a come viene visto all'interno del Cremlino. So when China looks, you know, at the world, it sees one that the United States has created a new alliance in the Pacific, the United States, or the United Kingdom and Australia, yes, and it also sees that NATO will now have a role in deterring China. Ok, allora quello che la Cina sta vedendo in questo momento, se guarda il mondo, sono queste alleanze, non solo l'espansione NATO in Europa, ma sono queste alleanze che stanno avvenendo fra gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l'Australia per la zona del Pacifico. Quello che vede la Cina è che la NATO adesso sta creando, si sta espandendo dal sistema difensivo a un sistema dove si creano alleanze di contenimento anticinese. So basically, it says, so it sees itself in the same situation that Russia was a few years ago. E quindi la Cina si vede nella stessa situazione in cui la Russia si vedeva alcuni anni fa, come abbiamo detto prima. The second thing that Russia sees is that very close integration of Russia in global markets and the global financial system, it actually made Russia extremely vulnerable. Quello che la Cina ha visto è che l'integrazione della Russia l'integration of Russia, you're talking about, okay? Yes. Che l'integrazione della Russia nei mercati internazionali, lo abbiamo visto con le sanzioni, ovviamente ha reso la Russia più vulnerabile. So I think that China will actually take measures to become actually less vulnerable, that it will try to be more self-reliant. Yes, and well, for example, we'll try to move away from using the dollar, from using American banks, and so on and so forth.
E quindi la Cina prenderà misure per rendersi più indipendente, per rendersi più impermeabile e per distanziarsi dal dollaro, eccetera. But what about the military escalation? What about the nuclear escalation? You know. Well, that is really hard to tell at the moment. Yeah. But China is, of course, modernizing and building up its nuclear forces. So, yes, it's getting... Do you see a red light, a nuclear red light there, or not, honestly? Not in the near future. Okay. But, of course, allora, okay, good. Quite right. Obviously, it's about Taiwan. Quindi abbiamo stabilito, ok, la risposta è no, no, in realtà non ci sarà un allarme rosso nucleare in Cina a livello di quello che abbiamo discusso con la Russia nel futuro, nel prossimo futuro. Quindi abbiamo già risposto. I think that China draws a parallel between Ukraine and Taiwan. Però certamente la Cina trarrà delle conclusioni in parallelo fra quello che succede in Ucraina e quello che potrebbe succedere a Taiwan. I think, okay. Just one last point, that usually China is actually very cautious, yes, and moves much more slowly. Well, it's not as emotional as the Russians, yes, it's not as emotional as Putin. I think it will not make the same mistakes. But I'm pretty sure that China sees very close parallels there, yes, and will be preparing for the future confrontation. Ok, allora in sostanza chiudiamo qua. La Cina non ha reazioni, non ha delle modalità reattive emozionali disordinate come è successo in Russia. La Cina è molto più calma, però certamente i paralleli che vengono tirati fra la situazione in Ucraina e quello che potrebbe succedere a Taiwan ci sono. Ok, passiamo alle domande. Allora, Marco di Bartolomeo, abbiamo le domande. Now we have the questions. Hello everyone. Che proietto? Che dici? Va bene. Cominciamo con le domande. Io dov'è che le vedo pure su Google? Sì. Ok, just a second. Okay, what's this? I think okay. You probably scared everyone so much that people don't. Abbiamo probabilmente spaventato un sacco di gente. No, ci sono le domande invece. We've got questions. Quindi comincio a tradurre la prima. I'll start translating the first question. At this point, Dr. Sokov, is it still possible to have a solution through diplomacy? La domanda è com'è possibile a questo punto una soluzione attraverso la diplomazia? Oh, solution through diplomacy for what? Depends on what. Lui dice una diplomazia, una soluzione diplomatica per che cosa? Adesso sì, infatti posso essere più specifica la domanda, però I imagine the war in Ukraine, I guess. Immagino per la guerra in Ucraina. Well, a diplomatic solution is always possible, but it's now quite actually difficult. Allora, una soluzione diplomatica è sempre possibile, ma a questo punto è diventata molto difficile. Well, it used to be... Ukraine seemed... more kind of ready to negotiate while Russian troops were moving forward. Now Ukraine sees that Russian offensive has almost kind of stopped. So now I think actually Ukraine is less interested in negotiations. Yes, it was exactly the opposite for Russia. It was not interested before, now seems more interested. Ok, la situazione per la soluzione diplomatica è questa. L'Ucraina ha dimostrato durante l'avanzata russa, ovviamente sotto pressione, di aver interesse a negoziare, mentre i russi che avanzavano ne avevano di meno. E adesso la situazione è opposta. I russi si stanno in parte ritirando e quindi sono i russi che sono più interessati a negoziare e gli ucraini di meno. There will be the most fundamental kind of challenge where
I do not see the parties can easily at least reach an agreement. Well, it's still possible, but not easy. Yes, and that's the status of Crimea. Yes, and the status of Donetsk Republic and Luhansk Republic. Ukraine cannot admit their status outside Ukraine. Yes, and Russia cannot agree to return them to Ukraine. So yes, okay. That's kind of... La questione adesso è chiaramente che c'è un impasse perché Donetsk, Luhansk e Donbass in totale, you include the Crimea, you also say Crimea. E la Crimea, chiaramente gli ucraini non la vogliono dare in nessun modo, i russi non la vogliono cedere in nessun modo e quindi non si vede dove si può andare a mediare in questa situazione. I'll keep the answers. Yes, just one last kind of point. Ukraine did actually have an interesting compromise language with respect to Crimea, postponing the status until much later. Yes, if the same is done for Donbass and Luhansk, maybe, yes, you can actually have some kind of agreement. Sorry, can you repeat the beginning? Ukraine had an interesting proposal about the status of Crimea just like a week ago to postpone the status until much, much later, by 15 years. Well, but it has actually now withdrawn that proposal, so I don't know how it's going to work. Yeah, what's this thing about the language you said? Well, it was, basically... Ukraine proposed that the status of Crimea should be decided not now, but 15 years later. Ok, c'è stata una proposta da parte. That was a good proposal. Che secondo lui, secondo il dottor Sokov, era una buona proposta di definire lo stato della Crimea fra 15 anni, ma è una proposta che è decaduta. Ok. So something like that, maybe, yeah. It's hard. Now vediamo un sacco di domande. In caso di allargamento del conflitto, la Cina e l'India scenderebbero in campo. If the conflict, you know, expands, and you know, would you see China and India as taking sides in any way? They will participate try to in remain, the conflict. No, they will try to remain neutral, and that would be actually completely fine for Russia. The important thing for Russia will be that they continue to trade, they continue to buy oil and gas, and so on and so forth. And that they do not fully kind of take in case of expansion of the conflict. They'll still NATO try to. No, they will try to remain on the sides. Even if China there is and India actually see that as a conflict between the West and Russia that should not concern the rest of the world. Allora, no, la risposta è che in realtà, probabilmente lui dice che la Cina e l'India si terrebbero ai margini. E vedrebbero questa cosa come un problema tra Occidente e Russia, e questo, ha detto il dottor Sokov, va anche bene ai russi, perché quello che gli interessa ai russi è continuare a mercanteggiare, continuare a scambiarsi petrolio, merci, eccetera, cioè ad avere sostegno economico da India e Cina e non un sostegno militare. Yes, of course, if it comes to nuclear war, then political positions will not matter. Everyone suffers. With those two states, Russia. Allora, qui c'è una domanda tecnica. Vediamo se dottor Sokov, lei concorda col fatto con quelli che dicono che la Russia ha violato il memorandum di Budapest. Sono curioso di sapere cos'è. Non lo so, non ammetto. Okay, Dr. Sokov, do you agree with those that say that Russia has violated the Budapest Memorandum?
Could you explain what that is, please? Yeah, the Budapest Memorandum, basically, when Ukraine finally agreed to give up nuclear weapons in 1994, the United States and Russia, first and foremost, but also other permanent members of the Security Council, signed a memorandum. It was signed in Budapest, that's why the name. That they would they would respect the territorial integrity of Ukraine. In this in this sense, you might say that yes. Okay, allora sì, il memorandum del 1994 era un memorandum dove l'Ucraina e la Russia, l'Ucraina accettò il fatto di non possedere armi nucleari e in cambio la Russia garantiva l'integrità territoriale dell'Ucraina. E in questo senso sì, la risposta è che in effetti è stato violato, la Russia ha violato il memorandum di Budapest. But if you go into legal details, that is that's a very dark forest. Sorry, what do you say? Yes, if you go into details, the legal details, then it's a very dark forest there. A very dark forest? No, forest. Oh, forest, ok. Yeah. Sì, se si entra poi nei dettagli tecnici è una cosa molto piuttosto scura. Ora, allora, vediamo altre domande qua. Because legally, actually, Crimea simply went independent from Ukraine, yes, and then joined Russia. Mm. Yes, and it's exactly the same procedure that was used for Kosovo. Mm-hmm. Okay. Una domanda che riguarda la gente comune. Okay, there's a question that concerns the average citizen. I think you did not actually translate what I said. I apologize, but I'm trying to read the questions. There's about a million questions, and at the same time, I'm trying to read the questions. What I was saying that, well, if you take, for example, the situation with Crimea, we understand what was going on, right? The Russian actually. The Russian soldiers took control of Crimea, but on the legal side, Crimea actually was simply left Ukraine and joined Russia, actually using the same procedure that was used in Kosovo. So it's a very complicated situation there. Ok, allora il dottor Sokov ci dice che per quello che riguarda la Crimea, di fatto le truppe russe hanno preso controllo della Crimea, ma da un punto di vista prettamente legale, la Crimea semplicemente se n'è andata dall'Ucraina e ha compiuto un atto che è molto simile a quello che è successo nello scisma e nell'ex Jugoslavia fra il Kosovo e la ex Jugoslavia e la Serbia. Questo è il fatto. Allora, sto cercando, I'm trying to read these questions. There's one question that concerns the average citizen, and it says there are no intermediate entities capable of exercising political pressure. How can the ordinary person, exercise his wish to achieve peace? So la domanda per il signor Sokov, per il dottor Sokov: non esistendo corpi intermedi in grado di fare pressione politica, come può la gente comune indirizzare la propria voglia di ottenere la pace? Well, you mean the average citizen where? I guess here. Hmm? Oh, obviously here, in the West. Here. Yeah, in the West. Yeah. Well, of course, no, you can write your government, you can go to a rally, you can make your position known through social networks. But it's important to understand, I think, that generally speaking, governments
set their policy, you know, in a different kind of level. So you need a lot of pressure from below for the government to change policy. And I've been in the government, I've done that. Well, of course, you may actually look at the public. Oh, yes. Sorry, I was talking too long. No, it's okay. Allora la questione è, certo, uno fa le cose che si fanno sempre, si va alle manifestazioni, si scrive, si mandano le lettere ai propri rappresentanti politici, eccetera. Però la cosa da capire in sostanza è che le decisioni a questo livello di geopolitica vengono prese tenendo in considerazione ben altre cose. In realtà, prima che una decisione di geopolitica possa essere influenzata dal pubblico, ci vuole una mobilitazione pubblica pazzesca. Ecco, sostanzialmente il punto è questo. When it comes to foreign policy, we talk about a two-level game. Allora, quando parliamo di politica estera, parliamo di un gioco a due livelli. So, you're in the government. You look inside the country for kind of you look at domestic politics, but at the same time you also see you also look at the international kind of scene. So you have to balance between domestic and international kind of pressures. And sometimes you don't really listen like inside your country. You listen to other countries. So foreign policy is always more difficult to shape. La questione è questa: quando si parla di politica estera, un governo guarda alle pressioni che ha all'interno e guarda alle pressioni che ha all'esterno, cioè i partner internazionali. È difficile in questi casi dar forma ad una politica quando si è schiacciati fra queste due forze. È molto difficile creare una politica in queste condizioni. Ma, ok, I'll try to. Let me finish here. Yeah. I think it's really important. But for European countries, well, it's not the two-level game, it's a three-level game. Because in addition to domestic politics, to international politics, you also have the European Union politics. Allora, per l'Europa la questione non è solo pressioni in due direzioni, è in tre direzioni. Perché c'è la pressione domestica, c'è la pressione da altri stati, e poi c'è la pressione che viene dal blocco chiamato Unione Europea. All right, okay, qui c'è una domanda che dice: mi sembra emerga che Putin ha sbagliato l'analisi del rischio e ha attivato azioni di guerra eccessive. Quali condizioni in futuro per condividere l'analisi del rischio con i russi? All right, if I understand it, it seems that what is emerging here is that Putin miscalculated the risk and enacted actions that were excessive, I mean, namely the war. Under what conditions in future there could be a sharing of the risk analysis with the Russians? No government fully kind of shares the risk analysis. No, I agree that Putin completely miscalculated. Yes. So I agree with that. But governments do not share the risk analysis with the public. Governments make a decision, yes, and then try to convince the public that their decision is the best. Allora, prima cosa, lui è concordo sul fatto che Putin ha fatto una miscalculation, ha calcolato male. Però dice i governi in questi casi non condividono l'analisi del rischio con altri, specialmente con il pubblico. Quello che i governi fanno è prendono una decisione e poi cercano di convincere il pubblico. Ok. Ok, non mi ricordo tutta la fine della guerra. Posso cercare di capire questa domanda qui. Allora, salve, non mi è chiaro come si possa arrivare alla fine della guerra per poi passare alla fase di de-escalation. Cosa può portare alla fine di questo periodo di guerra? Non so bene cosa vuol dire, ma provo a tradurla. Ok, so
it is not clear to me how can we get to the end of the war and then move on to the de-escalation danger phases. What can bring us to the end of this war? De-escalation is a very specific scenario. So yes, I would rather not actually use that term here. Okay. So I'm sorry. I say de-escalation is a very specific kind of scenario. Yes, and I would probably not use that term here. How can we get to the situation of nuclear use? Simply, in case the West actually tries to change regime in Russia to establish kind of full control of Russia to limit sovereignty and stuff like that. Okay, no, abbiamo allora la risposta è quello che abbiamo ripetiamo quello che abbiamo detto prima, cioè si arriva a questo pericolo di de-escalation che ricordo a tutti nei prossimi mesi dopo la guerra arriverà al 30% di pericolo di attacco nucleare che diceva il dottor Sokov è altissimo, si arriverà particolarmente dopo la fine della guerra con le condizioni che l'Occidente porranno alla Russia. Però io chiedo scusa a tutti, ma non mi ero reso conto che qua sotto ci sono 3.000 domande. Io le guardavo una per una, non ho scrollato la pagina e ce ne sono un sacco. Quindi qui adesso ho bisogno di un minuto di tempo per leggerle, perché c'è conseguenza da parte di Mosca, il governo dei paesi europei sono totalmente coperti dal governo di Washington. Ok, e questa è una barriera. Okay, ci sono delle concrete possibilità che l'oligarchia militare russa possa indurre Putin a ridimensionare conquista. Ok, allora cominciamo con questa domanda. Ok, beh, insomma, questo sì, è una domanda provocatoria, però okay, c'è consapevolezza da parte di Mosca che i governi dei paesi europei, della comunità europea, sono totalmente, dice la persona, controllati, manipolati da Washington, beh, forse non totalmente, ma ok, the question here is do people, I mean, does the Kremlin realize that our governments in Europe, particularly in Europe, and the European communities are under, let's say, very strong influence? The person here says totally manipulated, or perhaps a very strong influence by Washington. In other words, they're not free to decide. Well, yeah. Yes, of course. I would say that, in fact, the Kremlin now believes that Europe is completely controlled from Washington. Okay, I think that's actually, once again, a miscalculation. Yes, of course, the United States has a lot of influence over Europe, but does not control. But Moscow's belief is that, yes, it just controls. Allora, la risposta è semplice questa. Dottor Stokov ci dice che l'influenza degli Stati Uniti è molto forte, non è un controllo totale, ma quello che in realtà si pensa a Mosca è che ci sia un controllo totale da parte degli americani sull'Europa. Allora, è vero che prima del 24 di febbraio la Russia controllava completamente Donetsk e Luhansk e adesso invece no? Is it true that before the 21st of February Russia controlled completely Donetsk and Luhansk, and what about now? I would not say controlled. At least not completely. That's a misunderstanding to the extent that they could actually influence Moscow as well.
Well, of course, it's asymmetric. But it's interesting that in all these cases, you know, several actually republics, they always had some degree of freedom to decide. Take Abkhazia, for example. Okay, allora, prima cosa, molto generalmente, non è un'influenza così completa. C'è sicuramente, ma quello che noi non calcoliamo è che in tutti questi casi di queste repubbliche, di queste regioni ex sovietiche, c'è sempre stato un grado di autonomia che loro hanno mantenuto rispetto a Mosca. Go ahead. Take for example, okay, well, let's now not talk about Luhansk and Donetsk, but let's talk about Abkhazia. So a separatist republic in Georgia, that now Russia recognizes as an independent state, right, and no one else does. So in Abkhazia, each time they had an election, they elected on not the candidate that was supported by Moscow, but the opposition candidate. Allora, la risposta è questa. Per esempio, il caso dell'Abkhazia, la situazione in Georgia, è che adesso la Russia riconosce l'Abkhazia come Repubblica Indipendente, ma ed è l'unica a riconoscerla. Però notate bene che tutte le volte che c'è stata un'elezione in Abkhazia, in realtà chi ha vinto non è il candidato pro-russo. Quindi questo testimonia che la relazione non è così asimmetrica. All right, let me read a few questions, please. So we've got lots, and so okay. Okay, do you think c'è possibilità per i paesi occidentali, se gli attacchi dovessero espandersi in tutta l'Ucraina, di inviare non solo armi ma le loro forze militari, cioè qui da noi i nostri carabinieri, per dire, sebbene i pericoli ci sono i pericoli che possono derivarne. Do you think it is likely that if the conflict escalates in the whole of Ukraine, then Western countries will end up sending troops to Ukraine, although we know what the dangers will be. I don't think it's likely. No. I don't think so. Okay. No, simply because it's way too dangerous. No, assolutamente no, perché probabilmente il pericolo è troppo alto. Okay, c'è un'altra domanda che riguarda proprio gli armamenti. Quindi qui dice c'è in questo momento, qualcuno l'ha letto sui giornali, la Russia ha una superiorità militare in parte soprattutto dovuta a questi missili ultrasonici che la Russia ha sviluppato, e lo dico io, gli Stati Uniti ancora non hanno. Putin ha fatto scoppiare questa guerra adesso proprio per non permettere alla NATO di colmare questa inferiorità che ha con la Russia nei missili ultrasonici. In this moment, it looks like Russia has a slight military superiority, mostly in the ultrasonic missiles. Did Putin urge to start the war now before NATO could cover the gap? No, actually. When we talk about long-range conventional kind of weapons, well, you see, hypersonic missiles are not that actually different from all other conventional kind of weapons. They have very, very specific military role. So when you talk about the war-fighting capability, when you talk about long-range conventional weapons, there is a rough equality between Russia and European NATO. And the United States has got much more. So
European, NATO, and Russia have got roughly the same number of missiles, well, plus minus a couple hundred. Yes, the United States, which is on the other side of the Atlantic, has much, much more. Okay. Yeah. La risposta è questa. No, non è vero, non c'è tutta questa differenza fra i missili ultra ipersonici, in realtà sono ipersonici, e quello che gli Stati Uniti, per esempio, hanno. Sono, i missili ipersonici hanno un ruolo molto particolare, parlando di capacità di colpire a lungo raggio, la Russia, l'Unione Europea, la NATO hanno più o meno una parità, invece gli Stati Uniti hanno una decisa superiorità in questo campo. Okay, when you talk about let me finish. When you talk about the hypersonic weapons, yes, only Russia has them right now, but it has very, very few of those. Okay. So it's not so it's not all that important for the military balance. Allora, per concludere su questa domanda, questi missili ipersonici ci sono, ma i russi ne hanno veramente pochi, per cui non cambia un granché per quello che riguarda il bilanciamento sul campo. Allora, l'ultima domanda, anzi, io direi una cosa, sono le 7:30 in Italia, quindi da me in Inghilterra sono le 6:30, allora io direi che lasciamo al dottor Sokov di lasciarci un suo ultimo commento, se vuole dire qualcosa, poi chiudiamo. Dr. Sokov, it's late. We would like to give you the last chance to leave us with whatever you think is essential, important, particularly refocusing on the risk that we are running to see a nuclear weapon being detonated in the next few months. Allora, un ultimo commento, particolarmente tornando al tema principale, il rischio, già detto, lo ricordo a tutti, molto alto, specialmente dopo la fine della guerra, dipende dalle condizioni che gli Stati Uniti e la NATO porranno alla Russia, quindi un rischio già molto alto, il terzo rischio più alto nella storia dell'ultimo secolo. Allora, specialmente riguardo a questo rischio, un ultimo commento del dottor Sokol. I think it's important to understand that the current situation does not have a simple solution. Okay. Allora, prima cosa, capiamo che una soluzione semplice qui non c'è. Well, of course, the war that that Russia began against Ukraine is completely wrong. Yes, it's wrong on the political level. Yes, it's wrong on the legal level, on the moral level. Allora, la guerra che la Russia ha cominciato è sbagliata da un punto di vista politico, da un punto di vista legale e anche morale. But that war did not take place simply because Putin suddenly got mad. Ma è una guerra che non è cominciata perché Putin improvvisamente è impazzito. We saw the world as a whole, and especially Europe, moving towards more confrontation, more conflict, and more tension over quite a long time, at least 20 years. Allora, i russi hanno visto l'Europa muoversi, quindi la NATO, muoversi verso uno scontro, verso un aumento delle tensioni, continuamente per gli ultimi 20 anni. To me, the most actually shocking and the most, I would say, even tragic development is after the end of the Cold War is that we stopped fearing nuclear war. Okay, allora, per lui, ricordiamolo, lui è un negoziatore dei trattati per la prevenzione nucleare, e la cosa più scioccante dopo la fine della Guerra Fredda è stato il rendersi conto che ci si stava dimenticando del pericolo nucleare. By we, I actually mean, well, the United States, Europe, Russia, all the key countries. Quindi, naturalmente, chi lo stava dimenticando erano gli Stati Uniti, la Russia, tutte le nazioni chiave. During the Cold War, we tried
to conduct policy in such a way that other countries did not feel threatened. So we got into the habit of thinking about the interests of other countries. We got into the habit of a compromise because we actually feared nuclear war. Allora, dopo le politiche che sono state condotte dopo la fine della guerra fredda miravano a non far sentire i paesi minacciati, si cercava di non creare una tensione di minaccia per appunto che portasse allo scopo di una tensione nucleare. Yes, after the end of the Cold War, the world completely changed the perspective. And now no one really thinks about the other side. No one actually wants a compromise. So everyone thinks just about their interests. It only concerned about their own views. And that state of mind is what actually led us to the current crisis. Allora, chiedo scusa, ho sbagliato nella traduzione precedente. E prima della fine della guerra fredda c'era una preoccupazione a non creare tensioni eccessive fra paesi. Dopo la fine della guerra fredda invece si è passati a una forma di egoismo, cioè ci si è allontanati dall'idea di fare compromessi, nessuno pensa in realtà agli interessi dell'altra parte, c'è una focalizzazione molto forte sui propri interessi, questo vale per tutte le nazioni, mi sembra di capire, e questo porta alla situazione di tensione che abbiamo in questo momento. So, this is true. Well, yes, I do think that we do need kind of to change that perspective. Okay, e quindi noi dobbiamo tentare di ritornare alla situazione. So we got to try to go back to the caution of the Cold War. Okay, quindi dobbiamo ritornare indietro a invece la prospettiva precedente durante la guerra fredda e quindi a ritornare ad avere più cautela. Ok? Bene. Io do la parola a voi. Sì, grazie mille, direi che è veramente stata ricchissima, grazie tantissimo a Sokov e a Barnard. È stato più di un'ora e quaranta di veramente di interventi interessantissimi e decisivi per capire meglio la complessità della crisi di oggi. Quindi grazie tantissimo, abbiamo credo sforato tutti i tempi. Thank you for the opportunity. Thank you very much. E va bene, e al prossimo appuntamento con una nuova lecture. E buona serata a tutti e grazie per la partecipazione.